Con la Giovanni e Palermo Di Meo sul proporzionale alla Camera dei Deputati, D'Ambrosio al Senato, Civica Popolare presenta la sua squadra alle elezioni di marzo. Candidati alle politiche presentano i programmi nei comuni molisani, la D'Achille invita i cittadini a votare, Pietracupa guarda ad un'economia creativa. In via di conclusione nella città capoluogo importanti obiettivi di inizio legislatura per quanto riguarda il sistema della mobilità, trasporto pubblico, terminal, autobus. In Serie D si sono date battaglia le squadre del Campobasso e Agnonese, partita combattuta e nervosa al Selvapiana, gli ospiti raggiungono il pari nel recupero. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TLT. In apertura alla politica, perché anche Civica Popolare, che fa riferimento al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, presenta la sua squadra a poche settimane dalle elezioni politiche. Vediamo. Sul proporzionale alla Camera dei Deputati, l'assessore al Comune di Campobasso Salvatore Colagiovanni e la commercialista Giovanna Palermo Di Meo, al Senato Alfredo D'Ambrosio, già di casa Palazzo Madama, Civica Popolare, che fa riferimento al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, oggi ha presentato i suoi candidati alle elezioni del 4 marzo. Volti noti della politica, ma anche espressione della società civile. Uno schieramento a sostegno del centro-sinistra molisano e che tale potrebbe restare alle successive regionali di aprile. Nelle parole della squadra Lizza, un occhio ai programmi già portati avanti dalla Lorenzin e rivolti a famiglia, giovani ed anziani. Così Giovanna Palermo Di Meo, in corsa con la voglia di portare in politica e al servizio del territorio lo stesso impegno profuso nel lavoro e nella famiglia. Salvatore Colagiovanni concentrato sul rilancio del Molise e del capoluogo di regione, così come Alfredo D'Ambrosio, che su tutto augura una campagna elettorale corretta nel segno del rispetto reciproco, senza nemici ma solo avversari. Alla presentazione di stamane a Campobasso non sono mancati in qualità di sostenitori altri candidati del centrosinistra, Enrico Colavita al Senato e Maria Teresa D'Achille alla Camera, entrambi per il PD, gli assessori regionali alle infrastrutture per Paolo Nanni e all'agricoltura Vittorino Facciolla, quest'ultimo in corsa sempre per il centrosinistra alla Camera, ed infine il consigliere delegato allo sport Carmelo Parpiglia. Evidenziati i passi fatti avanti dall'attuale governo molisano, con particolare riguardo alle misure legate alla zona economica speciale, all'area di crisi complessa, al PAC e ad altro ancora, tutti i percorsi supportati dalle politiche di Renzi prima e Gentiloni dopo e fortemente voluti dalla regione. Maria Teresa D'Achille, candidata alla Camera per la coalizione di centro-sinistra, lancia invece il suo messaggio ai cittadini: andare a votare è un segno di responsabilità. In un incontro ribadisce anche il suo impegno politico. Sentiamola. L'impegno di una vita per valorizzare il territorio, Maria Teresa D'Achille, candidata nel collegio uninominale alla Camera per il centro-sinistra su Isernia e Boiano, si mette ancora una volta in gioco alle politiche del prossimo 4 marzo. A ribadirlo la stessa esponente del PD durante un incontro-confronto che si è svolto al municipio di Cerro al Volturno, un appuntamento al quale hanno preso parte tutti i candidati della coalizione alla Camera e al Senato. Gli elettori molisani sono di fronte a una scelta importante, perché il futuro dell'Italia, il futuro del Molise sta nelle nostre mani. Le scelte di non votare, di astenersi, è una scelta sbagliata. Il nostro diritto dovere di voto è fondamentale, perché non è indifferente. Quindi anche questa posizione, che spesso si è fatta passare anche a livello, come dire, da esponenti di alcune forze politiche o non politiche, di fare il voto di protesta per la semplice protesta, io credo che sia sbagliato. Questo alimenta la distanza dalla politica. Invece noi dobbiamo raccogliere il senso di responsabilità per le nostre istituzioni, e le nostre scelte devono essere responsabili. D'altronde gli appelli del Presidente della Repubblica, ma gli stessi appelli anche di Papa Francesco, dovuti alla responsabilità dei cittadini di interessarsi della cosa pubblica, sono molto chiari. Quindi votare, saper scegliere, e oltre alla coalizione politica io sono convinta che la differenza la fanno i candidati, la loro storia, il loro impegno sul territorio, il loro radicamento sul territorio.
Questo fa la differenza e quindi soprattutto sui collegi non nominali, come io sono rappresentante del collegio nominale centro-sinistra sui Serni a Boiano, io metto in gioco tutta me stessa, la mia storia, il mio impegno di una vita, la mia appartenenza politica, ma anche il mio impegno amministrativo, il mio impegno associativo, il mio impegno di sempre in questo territorio, che chiaramente ho sempre rappresentato e avrei l'onore e il piacere di rappresentare anche a livello nazionale. Quindi io mi sento candidata, impegnata a tutti gli effetti e sicuramente insieme alla squadra giochiamo una partita importante che io vorrei vincere per portare il Molise in Italia e in Europa e vincere insieme al centro-sinistra. Ripresa, sviluppo e occupazione giovanile, i temi ripresi dal Partito Democratico. Una mission che per il segretario regionale Micaela Canelli, candidata alla Camera dei Deputati sul proporzionale, deve guardare soprattutto ai ragazzi. L'elemento imprescindibile nella vita di una persona è il lavoro, ha detto Fanelli. Un giovane senza impiego non può emanciparsi né costruire una propria famiglia, neppure contribuire al benessere del proprio paese. Centrodestra compatto in Molise in vista del voto politico del 4 marzo. Mario Pietracupa, candidato alla Camera dei Deputati, è sostenuto da uno schieramento molto coeso. Tra gli obiettivi dichiarati, quello di mantenere l'autonomia regionale. Per il Molise è uno sguardo particolare queste elezioni nazionali, politiche, quindi è a livello locale. Quali le sue sensazioni principali, particolari, sue personali e del centrodestra per questo doppio appuntamento? Noi siamo concentrati davvero sulla nostra regione. Questo è un appuntamento fondamentale a mio avviso. Noi dobbiamo eleggere una classe dirigente, parlamentare, che vada a difendere con i denti il Molise, perché soltanto girando e ascoltando il grido di disperazione della gente, della nostra gente, si ci rende conto di quali sono le reali condizioni di questa regione. Io lo sto facendo e sono partito dal Molise interno e dai piccoli comuni, perché credo che sia importante proprio attraversarli, ascoltare la gente, rendersi conto delle difficoltà enormi. E sto trovando una tenacia incredibile soprattutto da parte delle donne. Gli uomini hanno già mollato perché forse hanno la maggiore difficoltà nel doversi spostare, nel dover attraversare un Molise che non ha infrastrutture, che ha strade franate, ha difficoltà di collegamento. Le donne forse ancora più legate per loro proprio vocazione, anche di più alla casa, i figli, cercano di resistere ma chiedono comunque un aiuto. Allora io voglio fare questo, almeno per quanto riguarda diciamo il mio obiettivo così, di uomo anche, di molisano, quello di cercare di dare una speranza in più, ma non raccontando soltanto così frottole in giro, ma con atti concreti, quindi resistendo strenuamente. Altrimenti, se dovesse venire meno l'autonomia del Molise, qui fra poco non ci sarà nemmeno più qualcuno che protesterà. Cosa intende portare in più all'attenzione, vorrebbe portare all'attenzione nazionale di questo Molise dove il divario con il resto dell'Italia sembra pare si sia allargato? È proprio quello, il problema del divario è determinato innanzitutto dalla mancanza di infrastrutture. Noi dobbiamo inventarci qualcosa di particolare se vogliamo resistere, perché oggi l'economia diciamo tradizionale sta morendo, quindi ci vogliono anche nuove iniziative, ma per portare avanti nuove iniziative abbiamo anche bisogno di essere messi alla pari rispetto al resto del paese. Essere messi alla pari significa comunque avere anche una rete viaria diversa, una rete ferroviaria adeguata, altrimenti qui non ci verrà nessuno. Quindi intanto dare un messaggio di speranza ai giovani, poi non è con gli investimenti a pioggia che si risolve il problema, ma ci vuole un'economia creativa, anche inventiva. Noi abbiamo delle caratteristiche straordinarie, ma non le riusciamo a mettere al regime. Siamo quattro gatti, ma litighiamo continuamente. Questo è veramente un fatto assurdo. Se noi facessimo del Molise come se fosse un unico comune o se ragionassimo in questa maniera, probabilmente riusciremmo anche ad ottimizzare le risorse e a far venire gente in questa regione per viverci e per godere di quelle che sono le risorse straordinarie che noi abbiamo.
Il candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Antonio Federico, comunica che è la prima volta che una forza politica si presenta alle elezioni nazionali con un programma condiviso con i cittadini. Il candidato dice: uno dei nostri obiettivi è di disboscare la giungla normativa. Vogliamo passare dalle oltre 187.000 leggi approvate a 40 testi unici per materia. In questo modo i cittadini saranno facilitati. Intanto ricordiamo che prosegue il tour dei pentastellati per le elezioni, il cambiamento e la parola d'ordine. Passiamo adesso alla cronaca, costumi e maschere di carnevale senza il marchio, maxi sequestro della Guardia di Finanza a Termoli. Sono state oltre 11.000 gli articoli illegali. Vediamo. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Termoli all'interno di un esercizio commerciale della zona. Sono oltre 11.000 gli articoli sequestrati. Si tratta di maschere e costumi di carnevale, tutti privi di requisiti di sicurezza essenziali previsti dalla normativa comunitaria nazionale. Le merci in sequestro, principalmente destinate ai bambini e ragazzi, sono risultate molto carenti ed in alcuni casi prive anche della marcatura di conformità e sicurezza. Al termine delle attività il titolare del negozio è stato poi segnalato alle autorità amministrative per le irregolarità riscontrate in tema di sicurezza dei prodotti. Risulta quindi particolarmente insidiosa la vendita di questi beni, sia perché destinati ai più piccoli, sia per la contestuale alterazione delle regole in tema di leale concorrenza del mercato. Nella decorosa annualità gli interventi condotti dalla Guardia di Finanza di Campobasso, nello specifico del comparto operativo, sono stati 31 per un totale di 16 sequestri amministrativi e 15 denunce. Sotto sequestro sono stati circa 40.000 i prodotti fuori legge nei settori relativi alla sicurezza, alla contraffazione e alla tutela del Made in Italy. E sempre a Termoli i carabinieri hanno denunciato un 24enne ed un minorenne. I due erano a bordo di un'autovettura con alcuni grammi di marijuana e di hashish. Il 24enne è stato denunciato per guida e stato di ebbrezza e il minorenne invece dovrà rispondere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un quarantenne è stato invece sorpreso dai carabinieri a Venafro alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore di oltre 5 volte il limite previsto. Per l'uomo è scattata la denuncia, il sequestro dell'auto ed il ritiro della patente. Ad Agnone invece un trentenne è stato denunciato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ed armi. Sotto sequestro le dosi di marijuana ed un fucile calibro 12. Mobilità urbana, trasporto pubblico, terminal, gli obiettivi in via di realizzazione nella città di Campobasso. Ce li illustra l'assessore a ramo a Palazzo San Giorgio, Francesco De Bernardo. Sentiamolo. Ce l'abbiamo fatta, è un impegno che abbiamo preso diciamo non proprio nei programmi del sindaco Battista, ma sicuramente uno degli impegni importanti per questa zona, questo territorio, perché sembrerà strano, ma la prima cosa che andava abbattuto era quel indecoroso muro che non dava nessuna dignità a questa zona. Non si riusciva a capire e non si riusciva a spiegare alla città come per 26 anni non si era riuscito a togliere, questi massi da questa strada. Ci siamo riusciti, ci siamo impegnati, abbiamo messo delle risorse a disposizione, abbiamo trovato un accordo con i privati, è stato lungo ma non è stato complicato, ci voleva solo la volontà e noi ce l'abbiamo messa. Questa strada, guardiamola tecnicamente, cosa può servire in questo momento? Questa strada in questo momento diventa importante perché è una direttrice che porta direttamente da Venzio Ortigueria a via Sant'Antonio dei Lazzari e nel suo percorso incontra una scuola. Una scuola che prima era da sola su questo territorio, invece adesso ha un altro insediamento nello stesso plesso, quindi nella stessa area, e chiaramente la presenza di autovetture era diventata veramente molto importante.
non ci dimentichiamo quello che accade quotidianamente su via Tiberio, quindi nelle ore di punta. Quindi con questa strada siamo riusciti a servire esclusivamente questa scuola, siamo riusciti ad alleggerire nelle ore di punta, riusciremo, speriamo, ad alleggerire nelle ore di punta via Tiberio. Una cosiddetta scorciatoia che però non andrà a incidere su chi ci vive in questa zona. I parcheggi sono rimasti gli stessi su tutti e due i lati della strada, sono riservate le autovetture per non creare disagi con la presenza di mezzi importanti, considerato la vicinanza di uno supermercato. Ovviamente è sperimentale, come tutte quante le cose che si fanno all'inizio, e noi contiamo eventualmente di rimettere mano, come si dice, a questo progetto nel momento in cui si dovesse rivelare non adatto con questo unico senso di marcia, ma per il momento questa è la nostra idea. State lavorando per la mobilità a Campobasso, per migliorarla? Sì. Sì, ci stiamo lavorando sulla mobilità di questa città. L'idea è quella di rendere la città meno utilizzata dalle autovetture e più utilizzata da altri mezzi. Proveremo con anche dei mezzi alternativi, stiamo lavorando su un progetto di bike sharing e stiamo lavorando, ovviamente, come già sapete benissimo, sul trasporto pubblico locale e non da ultimo la riapertura del terminal, che è già aperto ma è semplicemente un grande parcheggio con due prefabbricati che, grazie a un privato che con grande sacrificio dà un servizio importante alla regione Molise, attenzione, e non alla città di Campobasso, perché il terminal è un servizio alla regione e noi glielo dobbiamo in quanto capoluogo. Viene celebrata oggi la giornata mondiale dell'epilessia. L'istituto Neuromed infatti mette in campo nella sede di Pozzilli i suoi esperti e le sue ricerche. Nella serata l'illuminazione di Viola del Castello Pandone a Vena di Venafro. Mercoledì 14, sempre a Venafro, gli esperti del centro epilessia del Neuromed incontreranno gli studenti dell'Istituto Superiore Giordano. Ci spostiamo adesso a Milano per il grande successo della BIT, la manifestazione internazionale per la promozione turistica e non solo. La cupola dello stand molisano ha richiamato all'attenzione moltissimi visitatori. Si sono aperte anche per quest'anno le danze alla BIT di Milano, la manifestazione internazionale promossa da Fiera Milano dal 1980, tesa a radunare operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica o comunque legate all'indotto di settore, al fine di rilanciare da un osservatorio qualificato l'offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo. Anche il Molise è stato presente, lo stand a cupola, ultra tecnologico, con poltrone per godersi le immagini tridimensionali dei paesaggi del luogo e la possibilità di acquistare i pacchetti viaggio durante le quattro stagioni, ha suscitato stupore alla manifestazione. Ha riscosso sin dall'apertura infatti molti consensi. Nella tarda mattinata c'è stato il taglio del nastro allo stand con il presidente della regione Molise Paolo Di Laura Frattura, il sindaco di Milano Sala e tanti altri. Entusiasta anche il commissario straordinario dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo Remo Di Giandomenico, al lavoro nell'organizzazione dallo scorso mese di maggio. Il successo o la novità è la partecipazione numerosa di parte di aziende e dei comuni che sono venuti convinti che in fiera bisogna venire a vendere il proprio prodotto. Noi oggi vendiamo la meraviglia del Molise, quindi abbiamo chiamato il nostro stand e del Molise il film La Maraviglia, riprendendolo da un verso famoso di un poeta barocco, Giovan Battista Marino, che diceva del poeta il film La Maraviglia. Abbiamo il sottofondo della musica di Alice nel Paese delle Meraviglie, vuol dire che stiamo lanciando l'idea che pur se è un po' difficile trovare il Molise, nel momento in cui lo trovi diventa un fatto meraviglioso. Dal 13 al 15 febbraio al Circolo Sannitico di Campobasso, spazio al progetto Scritti di Cuore, l'amore e le parole per raccontarlo, un'iniziativa giunta alla seconda edizione nella convinzione che leggere e scrivere siano attività sociali. Un ciclo di appuntamenti è stato organizzato dall'Unione Lettori Italiani in collaborazione con la provincia, la direzione della Casa Circondariale di Campobasso e la sinergia con le scuole del capoluogo. Vediamo adesso insieme le prossime previsioni del meteo.
Nuvoloso il cielo oggi sul Molise, con parziali schiarite dalla sera. Le temperature sono previste tra i 4 gradi la minima a Campobasso e 11 la massima a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, mosso il mare Adriatico. Vortice depressionario in arrivo domattina sulla regione, con piogge all'interno e neve a quote di alta montagna. Valori atmosferici in calo, venti variabili. Greta Fraraccio della NAI Isernia conquista il terzo posto ai campionati italiani indoor di atletica leggera ad Ancona alle spalle di Veronica Zanon e di Arra Sow con il tempo di 12 minuti e 29 secondi. Soddisfazioni sono arrivate anche in campo maschile. Giovanni Grano si è piazzato secondo al traguardo della mezza maratona di Massa Carrara. Domenica prossima Grano sarà impegnato in gara a Verona. Passiamo alle notizie del calcio. La Vispesaro viola il campo della capolista Matelica e riduce lo svantaggio in vetta nella sesta giornata di ritorno del torneo interregionale. Campobasso e Agnonese si dividono la posta in palio. Vediamo i risultati e classifica del girone F. I risultati della 23esima giornata nella Serie D: Avezzano San Giustese 0-0, Castelfidardo Francavilla 2-2, Campobasso Olimpia Agnonese 1-1, L'Aquila Fabriano 4-0, Matelica Vispesaro 1-2, Pineto Jesina 2-1, Recanatese Nero Stellati 2-0, San Marino Monticelli 0-0 e Vastese San Nicolò 2-3. Per una classifica che vede sempre in testa il Matelica 54 punti, Vispesaro 50, Vastese 40, Avezzano 39, Castelfidardo 38, L'Aquila 37, San Marino 35 punti, Francavilla e San Giustese a 34, Pineto 33, Campobasso 32, Jesina e San Nicolò a 25, Olimpia Agnonese 23, Recanatese 21, Fabriano 17, Monticelli 15, Nero Stellati 8 punti. Emozioni, intensità, nervosismo e adrenalina sul terreno del Selvapiana. Finisce 1-1 il derby velenoso tra il Campobasso e l'Olimpia Agnonese in Serie D. Non è mancato nulla al Selvapiana nel derby tra il Campobasso e l'Agnonese. Partita intensa e giocata sul filo del rasoio per tutti i 95 minuti. Pareggio acciuffato in extremis dagli ospiti in completo granata e parapiglia finale tra giocatori e panchine comprese, sedato non senza difficoltà dalle forze dell'ordine e dal buon senso dei dirigenti di entrambe le squadre. Ai padroni di casa è mancato il colpo del KO dopo il vantaggio iniziale dell'attaccante Carbo. All'Olimpia il merito di aver tirato fuori il carattere ed essersi riversata in area avversaria dopo l'espulsione del rossoblù Benvenga per doppia ammonizione. Partono bene gli ospiti che si presentano con lo stesso 3-5-2 dei padroni di casa. Al primo affondo l'acuto vincente di Carbo servito su un piatto d'argento dalla pennellata di Benvenga da destra dopo 7 giri di lancette. Il tempo di inserimento del giovane attaccante è perfetto, per il portiere Venturini non c'è scampo. Il Campobasso dopo il vantaggio sale di tono, Gerardi tenta la girata in area, palla sui cartelloni pubblicitari. Gli ospiti tornano a macinare gioco a ritmi sostenuti. Dal perno di centrocampo corso una stilettata al quarto d'ora dalla distanza. A metà tempo incomprensione nel cuore della difesa rossoblù. Giglio non è svelto nel concludere verso la porta sguarnita. Landi rimedia tra i pali e sporca il pallone in angolo con i guantoni. L'Agnonese torna a premere sull'acceleratore ma deve accontentarsi di soluzione da lontano, come con Di Lollo che sfiora il palo al 33esimo. Finale in crescendo per l'11 di Mister Di Meo, rete annullata a Santoro per un dubbio fuorigioco al minuto numero 40. E prima del tè caldo deve immolarsi il difensore del Campobasso Capozzi sulle conclusioni ravvicinate di Santoro prima e Corbo dopo. 1-0 il finale di primo tempo. Nella ripresa Di Meo inserisce Medì per Ferraro in mediana.
Gerardi vuole sorprendere Venturini da calcio piazzato, ma la palla non prende il giro desiderato da posizione molto defilata. Carbo è una freccia sulla corsia di destra e scappa via ai suoi controllori, ma a fallire il raddoppio il centravanti Balistreri nel cuore della difesa ospite. Ancora la punta di colore, applaudito dal pubblico, annichilisce la retroguardia avversaria. Elude anche il portiere Venturini, ma il palo interno dà una grossa mano all'Agnonese. Scampato il pericolo, gli ospiti riprendono in mano la partita e sfruttano soprattutto il binario destro. Attorno alla mezz'ora di Lollo in proiezione offensiva gira in area per Giglio, che clamorosamente non trova lo specchio della porta per una questione di centimetri. Al 32esimo la svolta in negativo per i lupi. Ben venga rimedia per le veementi proteste all'indirizzo del fischietto. Centi il secondo giallo dopo aver subito un pestone ad una mano. Il Campobasso deve schiacciarsi all'indietro per contenere la reazione dell'Olimpia. Gli uomini di Pino Di Meo si sistemano stabilmente con una linea a 4 in avanti. Finale concitato, si inizia con il siparietto di un cane che fa il suo ingresso sull'erba del Selvapiana. Di Meo lo porta fuori dal rettangolo di gioco, ma il suo gesto viene frainteso dai giocatori di casa e gli animi si surriscaldano. Ad un giro dal 90esimo l'Agnonese sfonda ancora a destra, questa volta con Corbo. Landi è graziato sul tiro innocuo di Santoro, ben appostato. L'Agnone carica pallettoni in maniera rabbiosa. De Stefano, subentrato a corso pochi istanti prima, offre a centro area per Medì. Il gesto tecnico si stampa sotto la traversa e rientra in campo. Al secondo dei 5 minuti di recupero, Guerra butta la sfera in area. Bolzan si ritrova la palla tra il corpo e il braccio sinistro e induce alla massima punizione la terna arbitrale. Dagli 11 metri è glaciale Carmine De Stefano che pareggia i conti e gela la tifoseria rossoblù. La partita termina qui tra le proteste della panchina di casa che chiedeva minuti aggiuntivi al recupero. L'adrenalina sale alle stelle, volano spintoni e qualche schiaffo, ma alla fine ci sono applausi per entrambe le contendenti da parte delle rispettive tifoserie. Un pareggio sostanzialmente giusto ed emozionante sul campo per quello che hanno creato le due squadre in termini di occasioni. È corsa Isernia Vasto Girardi per il primato in eccellenza. Il Termoli scavalca il Venafro in terza posizione. Vediamo il quadro dei risultati fino al campionato di promozione. Ventesima giornata in eccellenza, all'Ife Vulcania 4-1, Campobasso 1919 Guglionesi 1-2, Boiano Treppini Matese 1-1, Isernia Venafro 3-1, Olimpiariccia Spinete 3-0, Sesto Campano Frentania 2-0, Termoli Gamba Tesa 3-2 e Vasto Girardi Campo di Pietra 5-0. Classifica, l'Isernia torna in testa, 55 punti, Vasto Girardi 53, Termoli 44, Venafro 42, Guglionesi 35, Treppini Matese 30, Olimpia Riccia 28, Campo di Pietra 24 punti, Frentania 23, Gamba Tesa 22, Boiano e Sesto Campano a 20, Allife 19, Vulcania 17, Campobasso 1919 12, chiude lo Spinete ad 11 punti. Scendiamo di categoria, promozione, Baranello Cliternina 3-2, Carovilli Castelmauro 0-1, Chieuti Roseto 0-1, Compressorio Vairano Casalnuovo 4-1, Matese Roccasicura 2-1, Pietramonte Corvino Termoli 2016 3-0, Ferrazzano Molise 3-1 e Ururi Sant'Eliana 5-2. Classifica, Matese in testa 44 punti, seguito dal Pietra, Monte Corvino 43, Roseto 42, Roccasicura 39 punti, Comprensorio Vairano 38, Ururi 33, Castelmauro 32, Baranello 29 punti, Molise 25, Cliternina 24, Ferrazzano 23, Termoli 2016 e Sant'Eliana 22 punti, Chieuti 15, Casalnuovo 11, chiude il Carovilli a 7.
Nella pallavolo femminile l'Isernia di Montemurro conquista il terzo successo della stagione Scafati. Il sestetto Pentro si aggiudica in confronto 3-2 sul parquet delle Campane al termine di una partita giocata punto su punto. Con il successo l'Isernia aggancia un quart'ultimo posto all'Arzano e si avvicina al Cerignola nel discorso salvezza. Secco 3-0 del Termoli sul volley Campobasso nel torneo di Serie C di pallavolo maschile. La formazione di Palli Sassano nomina incontrastata sotto rete 25-20, 25-12, 25-10 il finale dei 3 set per gli Adriatici. Nel rugby maschile degli Under 14, gli Hammers Campobasso sono battuti in casa dai Beneventani del Telese per 32-22. Molisani sconfitti anche nella categoria Under 18, finale 27-11 in favore dei Normanni al vecchio stadio Romagnoli. Con questo era veramente tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione, l'informazione di TLT termina qui. Vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.